subito. Io porto ovviamente i saluti del presidente Giovanni Totti e anche della mia collega Ilaria Cavo, perché è lei che ha la fortuna, per un po' di invidia ce n'ho, di avere la delega allo sport. Grazie anche a Vittorio per le belle parole nei miei confronti. Io le ricambio nei tuoi confronti con tanta stima e affetto, proprio perché sabato ci sarà questo passaggio di consegne che da ottime mani andrà in buonissime mani, quindi gli auguri per il lavoro che farà il CONI regionale nei prossimi anni. Si è detto tanto di importante, sono ovviamente il sindaco. Io credo che investire sui giovani, sullo sport, sia fondamentale. Lo si dice spesso, ma spesso non viene fatto, perché dobbiamo anche guardarci negli occhi. Tu dicevi bene, Vittorio, che le scuole dovrebbe essere una delle materie più importanti, la disciplina sportiva. Invece spesso viene fatta nelle ore così infilata, spesso in strutture anche un po' fatiscenti, e quindi sembra quasi più che un momento educativo un momento di sfogo dei ragazzi, che corrono, gridano, fanno rumore, come dire, li lasciamo un po' divertire senza una logica, senza uno spirito educativo. E spesso questo, secondo me, è un grandissimo errore. Come un grandissimo errore quando senti ragazzi di 12-13 anni che ti dicono, mi chiedi che sport fai? Ti dico, ma io ho fatto, come ho fatto? Sei da mezz'ora che sei al mondo e parli già del tuo passato. E questa è una cosa che ovviamente è negativa, quindi lo sport in qualche maniera deve accompagnarci, non dico per tutta la vita, ma quantomeno fino ai 18-19 anni un ragazzo, secondo me, deve essere seguito da un punto di vista educativo in un percorso che lo preveda anche, perché parlo di mia esperienza personale, io ho smesso di fare sport quando sono andato all'università, perché poi all'università ti organizzi o non hai, da quel punto di vista lì non sei seguito come in altre scuole. E questo secondo me è un peccato, perché perdi una passione, ma perdi anche l'abitudine forse a curarti, a seguirti, a divertirti magari in qualche disciplina. Quindi vengo alla cosa di oggi. Beh, è un onore per noi avere un centro federale territoriale, un bellissimo impianto sportivo, complimenti al comune di Alassio. La battaglia per gli impianti sportivi, poi guardo Vittorio, la dobbiamo fare tutti. Nella mia esperienza di assessore allo sport e ho avuto l'onore, perché poi prendermi meriti sarebbe sbagliato. Abbiamo portato a casa un palazzo dello sport, un nuovo campo d'atletica, un campo da rugby per una cittadina di 40.000 persone. E quando vedi campionesse olimpiche della pallavolo che ti dicono, beh, questo impianto, il manto è quasi più bello di quello di Pechino, dove abbiamo fatto l'Olimpiadi, beh, penso che il complimento più bello non te lo possa fare un atleta. Ma soprattutto bisogna rivolgersi ai giovani, perché a quei livelli lì arrivano in pochi, ma i ragazzi devono essere motivati, devono essere coinvolti. E quindi è preziosa l'opera che fa il CONI, è preziosa l'opera che fanno questi centri federali territoriali, e quindi da parte nostra, da parte della regione, ci sarà sicuramente il massimo impegno. Recentemente in una riunione col presidente abbiamo, come dire, individuato per spendere un po' quel tesoretto che ha la Regione Liguria per quanto riguarda la riqualificazione e infrastrutture, e una parte importante andrà proprio per l'impiantistica sportiva, proprio per i giovani, per i ragazzi, siano messi palestre, campi da calcio piuttosto che piscine, quello che sarà, ma l'importante che sia fatto per i giovani, sia fatto per lo sport. Io vi ringrazio, in bocca al lupo e complimenti.